Bentrovati amici di Mitico Channel e di cedrospeziato.it. Questa è la seconda puntata di Sul piatto della bilancia. Come sapete, questa nuova rubrica che si occupa di approfondimento culturale e di tante tematiche che appunto di volta in volta saranno posizionate proprio su quel piatto che noi chiamiamo della bilancia, proprio per cercare di poter approfondire o sfiorare anche solamente degli argomenti sicuramente interessanti per tutti coloro che ci osservano e ci guardano anche dal web. Ringraziamo il Foggia Village Conart che ci ospita nei suoi studi e inizio subito a presentarvi l'argomento di questa, che sarà l'argomento appunto principe di questa nuova puntata. Oggi parleremo di musica e con un gradito ospite, un cantautore che ci è venuto appunto a trovare proprio perché cercheremo con lui di sviscerare un attimo ciò che accade poi realmente nel mondo della musica oggi. Grazie all'avvento delle nuove tecnologie, anche la musica, il diritto d'autore, tutto si trasforma e anche dal punto di vista di chi fa musica e chi vorrebbe anche farla come professione a tutto tondo, si trova appunto a dover confrontarsi quotidianamente. Qui con noi Stefano Cece. Ciao a tutti, è un piacere essere con voi qui oggi. Grazie a te per essere venuto a trovarci. Allora Stefano, come inizia la tua esperienza musicale? Allora, un po' come tutti, avevo un sacco di amici che suonavano la chitarra e a un certo punto mi sono detto perché no, solo che poi in pratica loro hanno smesso e io invece ci sono rimasto abbracciato, esatto, tipo fosse non so, la Madonna più o meno, però non, insomma, come dire, poi da lì è nata la passione, la scrittura e tutto quello che poi deriva dal voler fare questo mestiere. È partito tutto da un... perché no? E poi, insomma, sono qui da un po' di anni, quindi con molta gioia in verità. Sono felice di averlo detto, il perché no. Certo. Allora, raccontaci un attimo, so che tu sei stato anche, hai partecipato anche a Sanremo Giovani, se non... Area Sanremo, sì. E, ovviamente, come tutti, diciamo, ho lavorato e sto lavorando per, come dire, costruire questa strada verso questo mestiere, che è un mestiere, ricordiamocelo, non è un sogno, un gioco, certo, come molti pensano. E, quindi sì, ho avuto la possibilità di fare Area Sanremo per 3 volte, sia da solo, sia con produttore, sia con etichetta, insomma, le ho fatte un po' in tutti i modi, soltanto che purtroppo ho imparato a caro prezzo che non è solo la qualità che premia, ma a volte c'è anche un lavoro di contatti da fare che è indubbiamente necessario, contatti di ogni tipo, non sto parlando di raccomandazioni come potreste pensare, ma semplicemente pubbliche relazioni, esatto, ma quello un po' in tutti i settori. Sì, ma noi cantautori, capito, siamo così introversi, è difficile. Ecco, quello probabilmente forse sì, perché a volte la musica è anche intimistica e quindi diventa difficile poter raccontare cosa si vuole poi trasmettere. È più facile forse comunicarlo direttamente con la chitarra e quindi esatto. Suonare direttamente. Tra l'altro tu hai detto una cosa giusta, si tratta di un mestiere, non di un sogno, perché ricordiamo che fin dal Medioevo, tu non so se sai, sicuramente lo sai, i musicisti, no quello neanch'io, okay. Grazie a me. Va bene così. I musicisti erano proprio coloro che risolvevano le controversie, cioè era un mestiere, la musica era faceva da trade union alle risoluzioni delle controversie giuridiche, quindi le liti praticamente venivano risolte con una chitarra, con una canzone, era il modo più armonioso di ripristinare un equilibrio nella società del tempo, quindi aveva proprio una valenza e aveva e la continua anche ad avere secondo me una valenza importante dal punto di vista sociale, quindi è un mestiere a tutti gli effetti. Grazie al cielo, diciamo. So che usi tantissimo i social. Sì, assolutamente. Com'è cambiata la musica negli ultimi anni? Cioè, cosa porta questa nuova tecnologia per un musicista che vuole farsi conoscere, ma che vuole anche, diciamo, dare un prodotto di qualità a chi lo segue, a chi l'ascolta? Allora, porta tanta libertà e tanta schiavitù allo stesso tempo, nel senso che
Oggi puoi avere il prodotto più bello del mondo, ma se non sei online non esisti, cioè tu non esisti. Puoi fare 200 date all'anno, ma se non hai la pagina Facebook, Instagram, il sito ufficiale, via dicendo, tu non esisti. La gente ti ha dimenticato dopo 6 minuti che ha detto: wow, questo è il cantante della mia vita. Ti hanno già dimenticato, per cui bisogna essere sempre lì, sempre sul pezzo, sempre presenti. Online e offline, perché poi spesso si, ovviamente si, come dire, si rischia di rimanere nel virtuale e trasformarsi in dei personaggi animati del computer che restano lì. Per cui, insomma, da un lato si è obbligati, però dall'altro in realtà è una grande libertà, perché mentre fino a qualche anno fa avevi il contratto discografico, il famoso contratto discografico, la promozione all'ufficio stampa, o ciao, non potevi fare nulla, oggi chi riesce a muoversi bene, può sperare, può riuscire a funzionare. In Italia abbiamo tantissimi casi, da Fedez, che è iniziato così, con video su YouTube, tanto per, ma non so se tanti lo sanno, Ed è arrivato a ed è arrivato, livelli esatto, altissimi. Michele Bravi, che era uscito X Factor, non se lo calcolava più nessuno, e poi puff, è tornato in auge. Ma tipo, se penso all'estero, c'è Dua Lipa, che è una delle ultime, diciamo, star del pop mondiale, e lei è partita facendo le cover su YouTube, dopodiché Warner l'ha firmata. Quindi è tutto, come dire, è tutto lì. Ci vuole molto tempo È da molto dedicare, lavoro. ovviamente, quindi molta anche professionalità, perché poi se un Assolutamente. artista vuole gestire in autonomia la sua arte e quindi autopromuoversi, deve anche sapere quali sono i tasti da usare, no? Sì, ci vuole tanto lavoro, tanto impegno e tanto studio, soprattutto perché molti pensano: mi metto lì, scrivo quello che penso e va tutto bene. Purtroppo non è così. Sarei già famosissimo se così fosse, perché c'è tutto c'è un processo, un modo di pubblicare le cose, gli orari, i modi, usa gli hashtag, non usa gli hashtag, insomma, c'è da studiare web marketing per fare l'artista oggi, Un po' purtroppo. tutte le attività, il web Sì. marketing serve un po' a tutti oggi come oggi, Per quindi. cui quindi è bello, però la cosa bella che posso dire, che tanti anni fa non era possibile, oggi, o comunque, cioè prima c'erano i fan club, ti arrivavano i pacchi di lettere: oh, Giuseppina da Canicattì mi dice che mi vuole bene, non lo so. Invece oggi c'è la cosa molto più immediata del commento, che a volte ti stronca anche, a volte guarda quello che hai fatto fa veramente I cosiddetti pena. haters ci sono Esatto. anche sul E web. altre volte però ti incoraggia, ed è bello perché a volte basta anche una sola parola di una persona che ci crede per spingerti ad andare Incoraggia, avanti un altro anno, magari, quando certo. stavi lì, adesso ora mollo, ora mollo, non molli. Certo, bisogna anche ricordare che poi tanto lavoro non necessariamente bisogna puntare al diventare famosi, ma a far bene un prodotto, a farsi conoscere con la propria musica il più possibile, magari creare delle situazioni di contatto che producono lavoro, indipendentemente Esatto, dal esatto. stare sempre lì, visibili a tutti, giusto? L'essere famosi viene confuso col guadagnarsi la pagnotta. Molto spesso, in verità, posso assicurarvi che c'è gente famosa che non riesce a guadagnarsi la E a pagnotta volte è perché non anche il riesce a contrario in certe monetizzare la situazioni. propria popolarità. Certo. E c'è gente non famosa che magari c'è un libro famoso che dice, che si chiama 1000 True Ah, Fans, sì. ok, 1000 fan reali. Quindi, se ognuno di noi, chi si occupa di questi aspetti artistici o Certo. imprenditoriali, avesse 1000 fan veri che lo seguono, ma anche 100, io l'assicuro, 100 fan veri che aspettano lì il tuo prodotto come se fosse, non È già un so, punto di e ci arrivo. vivi, con quello ci vivi, cioè ci vivi perché poi è gente che porta in giro il tuo messaggio anche per te, che è la cosa più importante, perché solo attraverso, come dire, la prova del pubblico un artista poi esiste, perché altrimenti siamo solo dei menestrelli chiusi nelle Certo. camerette e A tal ciao. proposito, Stefano, ci hai messo curiosità, quindi perché non ci fai ascoltare qualcosa? Vedo lì una chitarra. Sì, c'è, la prendo. Vi faccio ascoltare il primo singolo del disco che trovate online su Spotify, in giro, insomma, che si chiama L'amore non basta. E racconta un po' di quelle relazioni un po', purtroppo, usa e getta che ci sono in giro oggi, dove a un certo punto uno dei due dice: sì, ok, ma io voglio di più. E lei risponde: vabbè, ma l'amore non basta, ci siamo visti, buona fortuna. Ci vuole anche l'impegno, la Esatto, volontà. l'impegno, Come la volontà, perché altrimenti il rapporto resta quella in cosa. tutte le cose, del resto. Esatto, come la musica, cioè l'impegno, che altrimenti moriamo così. Ancora un attimo,
per riavviare il motore mentre avanza la sera. Accendi quel falò, vedi non piove, sembra destino. Non sarà l'ultima volta e nemmeno la prima, mentre il cielo si accende di una stella morente. No, non puoi essere tu, ma cosa ci importa? Butta via la camicia un'altra volta. L'amore non basta, dammi la forza, ultima carta nella tempesta. Abbiamo finito, si vede il sole, resti la sola, senza parole. Potremmo tentare, ti prendo la mano, il cuore non trema, è ora di andare. L'amore non basta, dammi la forza, ultima carta nella tempesta. L'amore non basta, dammi la forza, ultima carta nella tempesta. Ultima carta nella tempesta. L'amore non basta, dammi la forza. Ultima carta nella tempesta. Bravissimo. Grazie mille. Complimenti. Ti auguro tutto il bene per questo possibile, per questo nuovo tuo lavoro che stai grazie promuovendo mille. So in tutta Italia, ti stai un po' spostando, ovunque si possa, quindi mi ha fatto possa. Piacere averti tra noi per anche parlare per appunto di questo argomento così interessante che è la musica. Non finiremo di continuare ad esplorarlo conoscendo magari anche altri talenti. Grazie a Stefano Cece per grazie essere a voi, stato mille. Con noi oggi e vi aspetto alla prossima puntata di Sul piatto della bilancia. Grazie.